Si è tenuta a Barcellona la cerimonia di premiazione degli European Prize for Urban Public Space 2014. I vincitori ex aequo, il Marcel Vieuxport di Norman Foster e il Valle Trenzado di Gruppo Aranea a Elche in Spagna. Il progetto di Foster ha recuperato le banchine come spazio civico unitario, eliminando il traffico veicolare e lasciando solo il pedonale aperto a spettacoli ed eventi. Ne abbiamo parlato spesso di questo progetto. Mentre il Valle Trenzado a Elche in Spagna è una rete di sentieri e passerelle che intrecciandosi attraversano il letto di un fiume diventando un parco collegato con i paesaggi naturali del nord della città. È stata inaugurata a Lione la nuova passerella della pace firmata dallo studio austriaco Dietmar Freichting Architects. Il nuovo ponte pedonale è ciclabile, lungo 220 metri e connette il centro della Cité Internationale e il parco Tête d'Or con il quartiere e il parco Saint-Clair. L'infrastruttura si compone di due passerelle, una per le biciclette e una per i pedoni, che poi si ricongiungono in corrispondenza del centro. Smettiamo per una volta di considerarli solo dei bagni, perché anche le toilette pubbliche possono essere opere d'arte a loro modo. Le 10 più belle sono state selezionate in tutto il mondo, oltre che dal design futuristico ricercato, sono anche eco-friendly e funzionali. Alla posizione numero 10 ci sono i bagni pubblici di Gdansk in Polonia. I cinesi alla conquista di Manhattan per la prima volta si affermano infatti come i maggiori acquirenti immobiliari della città, spodestando i russi, la cui attività si è ridotta con la crisi in Ucraina e le sanzioni imposte dagli Stati Uniti a Mosca. A caccia di paradisi sicuri, i cinesi investono nell'immobiliare di New York e delle altre città non solo americane. Secondo alcuni casi, i cinesi sono i primi a New York sia per il volume che per il valore delle case acquistate.